sicuramente sì, io la ringrazio, ringrazio lei, ringrazio Set TV di ospitarmi in questo, per questo chiarimento. È stata, si è fatta finalmente luce rispetto a quell'episodio che non ha, ha niente a che vedere con un episodio di razzismo, è in un contesto di esultanza condannata anche dalla polisportiva Marina di un ragazzo che poi stava per degenerare, però poi alla fine fortunatamente c'era un arbitro di esperienza, c'erano i commissari di campo che hanno fatto notare quello che è successo in realtà. C'è stato qualche momento di nervosismo, però tutto è stato ricondotto, la partita è stata sospesa in forma precauzionale, però poi è terminato con, il vittorio, con la vittoria della Polisportiva Latina e tutto è finito lì. E appunto dicevo che prima di accertare, prima di dire qualcosa rispetto ad un problema così sentito e così grave e pericoloso, bisogna accertare. Io vi ringrazio per avermi ospitato, perché poi alla fine noi cerchiamo di aggregare, di fare sport, di giocare e condividere dei momenti di sport insieme a tante persone. Quindi questo è stato, e fortunatamente la verità emerge sempre. Noi siamo stati in religioso silenzio, abbiamo aspettato, eravamo già certi, avevo già anticipato ai giornalisti della vostra televisione che non ci sarebbe stato nulla, perché poi alla fine nulla c'è stato, questo è successo. Tra l'altro poi un derby sì, sentito, però in un clima insomma di assoluta, poi tra l'altro il ricordo, anche se non vado errato, di una persona quindi sì, scomparsa. Prima della partita abbiamo condiviso il ricordo di un nostro caro amico scomparso da poco, che ci manca tanto, perché era molto appassionato dei nostri colori, dello sport in genere, e ha lavorato per tantissimi anni a Marina di Camerota ed era stimato e voluto bene da tutti. Quindi è stato un preludio ideale per condividere una bella giornata di sport e di amicizia, perché poi le faccio notare che sia nella nostra squadra che nella squadra del Marina giocano dei ragazzi che hanno giocato sia da noi che da loro, quindi le lascio immaginare il clima con cui è stato affrontato questo tema. Naturalmente la rivalità sportiva, quando si scende in campo, certo, cioè, deve sempre essere nell'ottica di un comportamento civile. Io mi domando anche ai telespettatori, un comportamento civile, un comportamento fuori dalle righe, non ha colore di pelle,